means business. Sky means business. Trasmettitore da guerra americano, quindi NATO, e questa versione è a valvole, 6 canali, e il bello è perché richiama praticamente la forma che poi successivamente è stata ripresa dai primi cellulari, quindi con il pacco batteria dietro. Ecco qua, pacco batteria che andava qui, una batteria un po' particolare perché tirava fuori andando. Questo attrezzo è fatto con i tubi termoionici, con le valvole, quindi la batteria doveva tirare fuori anche una tensione piuttosto elevata, in questo caso di 90 volt, e la cosa bella è che appunto questo è fatto a valvole, ci sono le valvole, la versione militare a spina, sono state utilizzate solo per pochi anni queste tipologie di valvole elettroniche, poi dopo sono scomparse. Questa radio era utilizzata anche nella guerra del Vietnam. La si chiude, si metteva la batteria che qui manca, che dava la tensione sia alla nodica, all'intermedia e anche quella per il filamento delle valvole. Si chiudeva. Cambio canale, 6 canali, ogni canale un quarzo, in questo caso questo ce n'è uno solo di quarzo, quindi in realtà di uno solo, ma comunque possibilità per 6 canali. Qui connettore per attaccare la cornetta se serviva, tappo di sicurezza, volume e tasto parlascolta. Il famoso push to talk. Push to talk, antenna flessibile. Peserà 3 kg. E con questo sono andato in guerra. Ecco perché l'hanno persa. Perché non c'erano un Motorola. Certo.